Siamo tutti sotto una struttura, in un luogo dove persone sono state oppresse, e allora salire su un podio è come se uno avesse qualcosa di importante da dire. Io non credo di averlo, ma sono molto come dire, emozionato all'idea di parlare qui, non solo per il poco che ho da dire, ma proprio perché c'è una suggestione reale dei luoghi che insomma, è difficile vincere, e soprattutto la posizione dello storico che parla sopra chi è stato vittima di una grande tragedia, di una grande ingiustizia, è una posizione molto difficile. Mi fa venire in mente quello che scriveva Jules Michelet, questo grandissimo narratore, affascinante, storico della Rivoluzione francese, di come lui immaginava il lavoro dello storico. Lui immaginava lo storico come un giudice che siede in cima a una grande collina e davanti al suo seggio compare una lunga fila di donne, uomini, bambini che vanno al tribunale dello storico per ottenere quello che non hanno avuto nella vita, cioè la possibilità di dire la loro, di parlare, e lo storico diventa il giustiziere, colui che rende la parola a chi non l'ha avuta, e riconosce chi non è stato riconosciuto. Ebbene, il silenzio delle vittime può avere anche l'effetto di lasciare senza parole. Mi faceva venire in mente quella frase celeberrima di Pascal: il silenzio degli spazi infiniti mi spaventa, no? Le silence des espaces infinis m'effraient. Il silenzio delle moltitudini che sono state sterminate non spaventa, ma atterra e pone il problema di quale giustizia possa recare loro la storia. Naturalmente al di là della giustizia minima, che è quella di dare un nome alle vittime, ma non ci riusciamo, in questo caso non ci riusciamo a dare un nome a tutte le vittime. Il problema è semmai fare fronte agli insulti che ricevono da chi ne nega il sacrificio, da chi ne nega la morte. Più facile è parlare invece della condizione in cui ci troviamo noi oggi, della condizione in cui ci troviamo in questa ricorrenza dell'ottantesimo anno dalle leggi razziali. È una questione, diciamo, complessa, perché la memoria delle leggi razziali, la memoria e la storia delle leggi razziali, come sapete, è come qualcosa che ha tardato a svegliarsi. Dobbiamo prendere atto che praticamente soltanto a partire dagli anni 90, ricordo una mostra bolognese, La vergogna del razzismo, La vergogna delle leggi razziali, del 94 se non ricordo male, si avviò un processo virtuoso di indagine, di domande, di ricerche, uscirono libri importanti, e da allora in poi ci siamo voltati indietro a guardare questo episodio con occhi diversi. La domanda è: ma perché ce ne siamo dimenticati così a lungo? Cos'è successo? È qualcosa che ha attinenza con la domanda che avete messo
con l'espressione che avete messo in testa a questo ciclo di conversazioni, cioè io non sono razzista, però io non sono razzista, ma ecco, gli italiani sono razzisti? Ecco la domanda. È possibile dichiarare razzisti o non razzisti noi italiani? Evidentemente è impossibile. C'è una tradizione per cui gli italiani non si considerano razzisti, lo ripetono sempre, ancora adesso, vero? Eppure godono, hanno goduto anche di una fama di popolo mite dove il razzismo non alberga. Ricordo la testimonianza di un ebreo che morì nella prima guerra mondiale, un diciottenne volontario, che lasciò traccia in una lettera in cui diceva che il popolo italiano è il meno antisemita che esista. Anni 1917. E questa convinzione è durata a lungo. Mi viene in mente, per esempio, una voce, la voce antisemitismo della Enciclopedia Cattolica, il primo volume, quello della A, che uscì nel 1952 alla voce antisemitismo. E la voce breve diceva: in Italia non esiste l'antisemitismo. Ecco, quindi c'è una tradizione positiva che vuole che gli italiani siano un popolo accogliente, gentile e non toccato dall'antisemitismo. Dall'altra parte c'è la realtà storica. E noi, diciamo, come rispondiamo a questa domanda? Io direi che in via di, come dire, via di ipotesi, in via di premessa, proverei a sciogliere quella domanda o quella affermazione in questo modo, cioè gli italiani non sono antisemiti, non sono razzisti, ma possono diventarlo. Il problema è naturalmente che non esiste la possibilità di dichiarare con un'affermazione assoluta che un popolo è per natura razzista. Sarebbe come accettare l'esistenza della razza, no? Ci sono razze di razzisti e ci sono razze di antirazzisti, no. Ci sono degli uomini, delle donne, delle persone nella storia e la storia li rende, la storia, la vita civile, la realtà, li rende di volta in volta razzisti oppure accoglienti. E il problema è proprio quello di capire che cosa oggi ci dice la riflessione sopra gli avvenimenti del 1938 e il modo in cui gli italiani allora li accolsero e il modo poi in cui gli italiani si dimenticarono di quello che avevano fatto. Vorrei citarvi come premessa, vero? Come premessa, come dire, come indicazione del tipo di molla che mi muove o di voce che mi aiuta a dire meglio quello che voglio dire. C'è una citazione di Walter Benjamin, vorrei citarvi la sesta tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Walter Benjamin è al suo posto qui, che dice: articolare storicamente il passato non significa conoscerlo come propriamente è stato. Questa è una citazione di Rank, il modello della storiografia tedesca, no? Non significa conoscerlo come propriamente è stato. Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell'istante di un pericolo. Nell'istante di un pericolo in cui anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere. Penso che il modo in cui ci rivolgiamo a quella storia sia questo, cioè è qualcosa, diciamo, che illumina all'improvviso, vero, come un lampo nella notte, il pericolo in cui ci troviamo, che è il pericolo di diventare, di essere diventati razzisti. E per questo dobbiamo diciamo, fare i conti con quello che è stato, per capire perché è stato e per capire se è possibile evitare che ritorni. Il pericolo
lo stiamo vivendo e la realtà d'intorno ce lo mostra continuamente come qualcosa di incombente, come qualcosa che prende via via corpo. E si ha la sensazione che la minaccia del razzismo sia incombente e potrebbe tornare a fare qualcosa di simile ad allora. La parola razzismo, la parola ebreo, la parola come identità italiana, come paura del diverso, riempiono ormai le cronache dove si legge di quelle oscure fantasie che spingono persone fino ad allora inoffensive, apparentemente, a scendere in strada, a impugnare una pistola, a uccidere una persona di pelle nera, vero? Menti malate, si dice, e intanto alle risposte sovraniste e difensive si aggiungono misure che richiamano modelli antichi. Ci sono degli atti che vengono compiuti, per esempio un censimento, no? Un censimento, per esempio, degli zingari. Un censimento di un gruppo sociale, di un gruppo etnico, non è un atto neutro. Il segnale che quel gruppo si deve aspettare qualcosa di speciale per lui, che lo separi vero dal resto della popolazione, è già avvenuto e sappiamo che cosa ne è nato. E ora io, diciamo, al di là di queste considerazioni generali e generiche con cui cerco di, come dire, di sciogliere questa contrazione emotiva che prende chi parla qui, dovrei affrontare un tema specifico e lo vorrei fare sulla base di una piccola ricerca che ho fatto anni fa che riguardava un altro episodio molto lontano nella storia, straordinariamente lontano, remoto, però attualizzato anche da qualche ricordo che si è svegliato improvvisamente. E precisamente il ricordo è quello dell'espulsione degli ebrei che non si convertivano dalla Spagna nel 1492. Mi colpì allora questa straordinaria coincidenza in quell'anno, in quel luogo, il luogo era la città di Granada, di almeno tre fenomeni, diciamo, che sono diventati in vario modo i fondamenti della storia successiva. Nella città di Granada, conquistata secondo le cronache in maniera eroica da Ferdinando d'Aragona, in realtà si trattò di un contratto con Danaro, di un accordo pacifico con l'Emiro. Il fenomeno fu però vantato e esaltato dalla propaganda di Ferdinando d'Aragona come il Dia della Toma, fu istituita una festa per quel giorno, la presa di Granada, l'ultimo, diciamo, luogo dove i musulmani di Spagna avevano un dominio politico. Con quell'atto sostanzialmente si concludeva la Reconquista, questa epopea spagnola della ripresa di possesso cristiana del territorio spagnolo. Accanto a questo, la Granada riconquistata, ci fu il decreto di espulsione degli ebrei che non si battezzavano. E accanto a questo ci fu, come dire, la concessione a Cristoforo Colombo delle caravelle che gli servivano per andare a cercare la via delle Indie. Tre fatti: la scoperta dell'America, l'espulsione degli ebrei e la formazione di uno Stato sovrano a partire da quello che era un territorio diviso di culture e di culture e lingue diverse, un territorio dove certo gli ebrei erano stati periodicamente oggetto di aggressioni da quando era cominciata la propaganda dei frati francescani, soprattutto il loro odio per gli assassini di Gesù, naturalmente aveva portato diciamo, dei pogrom, c'era stata una grande strage di ebrei nel 1312, ma insomma,
Questo è un atto decisivo finale. Da questo momento in poi non ci devono essere più ebrei in Spagna. Chi vuole, chi non accetta di battezzarsi, deve andarsene. Ha 3 mesi di tempo per liquidare tutto e andarsene. Una tragedia che colpiva una delle comunità, delle presenze ebraiche più importanti e più significative della storia. Chiudeva una stagione in cui la Spagna era stata un centro culturale di grandissimo interesse, di straordinaria importanza, perché vi si incontravano dotti musulmani, ebrei e cristiani, nascevano opere fondamentali della tradizione filosofica ebraica, si arrivava alla trasmissione dei grandi testi dell'antichità greca attraverso la mediazione araba, insomma un paese straordinario in cui gli ebrei avevano trovato una collocazione eccellente perché sviluppavano, diciamo, attività di prestito naturalmente, di amministrazione, e tenevano i conti raccogliendo le tasse, le decime eccetera per conto delle famiglie dominanti, il che, diciamo, conciliava contro di loro l'ostilità della popolazione che li vedeva come sanguisughe, coloro che si presentavano per riscuotere, insomma. Però erano anche, diciamo, presenze di altissimo livello e diciamo, l'opera di Maimonide, ma insomma ricordare la fioritura della civiltà ebraico-cristiana nella Spagna del Medioevo richiederebbe, insomma, un lungo capitolo di storia della cultura. Si chiudeva e si chiudeva, gli ebrei nella maggior parte non vollero battezzarsi, rinunciarono e si avviarono lungo la strada dell'esilio. C'è una pagina di questa vicenda in cui gli ebrei, diciamo, vengono svilaneggiati dalla popolazione che li vede, che li invita a fare i loro fardelli, a fardellare le loro robe, ad andarsene sul porto di Palos mentre Colombo sta armando la sua nave. Non è soltanto una, come dire, una specie di effetto coloristico di accostare Colombo che se ne va verso le Indie agli ebrei che se ne vanno, perché la conquista della via delle Indie, cioè la conquista, la scoperta dell'America, aprirà una stagione straordinaria all'imperialismo, il termine cioè, fuori tempo naturalmente, diciamo, come dire, alla creazione di un grande impero, il più grande impero che la storia abbia conosciuto, la creazione di un grande impero coloniale sotto il segno della missione cristianizzatrice. Come dire, il mondo si scopre le sue dimensioni e i sovrani spagnoli diventano i gestori di una grande impresa di cristianizzazione. Tutti questi popoli, vero, che si incontrano al di là dell'oceano saranno cristianizzati e toccherà proprio ai sovrani spagnoli assolvere un compito che gli apostoli di Gesù non avevano completato. Completeranno la cristianizzazione del mondo e con questo atto conclusivo avverrà anche, diciamo, la chiusura della storia, la fine della storia. Come sapete, diciamo, il cristianesimo ha come dire, una durata a termine, prevede, vero, un giudizio finale, una conclusione della storia del mondo, storia di errori, di peccati, di colpe, che si conclude con un giudizio finale previo un millennio felice. Era uno degli annunci dell'Apocalisse, uno dei testi più letti in quest'epoca, e il sogno del millennio felice, della conclusione finalmente della grande impresa della conquista cristiana del mondo passa per la testa di Colombo, che conta gli anni che mancano a questa conclusione, raccoglie tutte le testimonianze bibliche in questo senso nel suo libro delle profezie, e però, diciamo, nello stesso tempo crea il mito della monarchia iberica come creatrice del mondo cristiano, responsabile della cristianizzazione del mondo, e a quell'astuto personaggio che fu Ferdinando d'Aragona, appunto, aggiunge ancora degli elementi fondamentali per la costruzione di quello che fu un regno unito, rimanendo diviso, cioè il regno spagnolo, formalizzato poi col suo
nipote Carlo, diventato poi imperatore Carlo V, il regno spagnolo era diviso in lingue, etnie, culture diversissime fra di loro. Fu unito da un atto magico, cioè lo scoprirsi un popolo santo, esente da macchie di infedeltà, gli ebrei sono stati allontanati, tutto il popolo è cristiano e anche l'ultimo dei contadini è, diciamo, come dire, un figlio di qualcuno, un hidalgo, perché è cristiano, quindi superiore a tutti gli ebrei. Quindi un regno santo, un compattamento della fedeltà sacrale al sovrano, sotto il segno appunto della purezza della religione spagnola, che rimbomberà a lungo, perché si ripeterà ancora. C'è anche un verso di Don Carlos di Verdi che lo dice, l'idea cioè che nel suolo spagnolo non penetra l'eresia, la terra santa spagnola è esente da eresie, come è esente dall'ebraismo, dalla presenza di ebrei. Quindi questa cacciata di ebrei è un fenomeno diciamo che segue altre cacciate che erano avvenute durante il Medioevo, ma per la prima volta ha una funzione fondamentale nella costruzione di un potere, il potere sacro di un sovrano che sarà il re cattolico. I sovrani di Castiglia e d'Aragona saranno i re cattolici per definizione, proprio perché hanno ripulito la Spagna dagli ebrei. E però, diciamo, è qui che scatta qualcosa di nuovo. Vorrei dire, aprendo una parentesi, che la storia dell'ostilità nei confronti degli ebrei è una storia lunghissima. C'è uno storico americano che ha tentato di raccontarla per intero, David Nirenberg, e la sua storia comincia con l'antico Egitto. Cioè, raccogliendo tutte le testimonianze di ostilità nei confronti degli ebrei, si fa la storia del mondo. E allora uno si pone davanti al problema, ma allora, come dire, c'è qualcosa negli ebrei che non torna, se devono essere, diciamo, per migliaia e migliaia di anni sempre l'oggetto prediletto dalle persecuzioni, evidentemente bisogna guardare che cosa sono questi ebrei, forse se la tirano dietro, sono per loro natura, ero destinati a questa funzione. È un atteggiamento, diciamo, è una specie di risposta banale, volgare, all'idea che se ne possa fare una storia intera, dagli inizi alla sua prosecuzione, perché è una storia che continua, perché allora bisogna raccogliere anche l'antiebraismo dei nostri giorni, vero, che di nuovo ripullula. Ebbene, non è questo il problema, non è questo. Per questo io ho scelto un momento specifico di partenza, per dire che nel 1492 accade qualcosa di nuovo. Per la prima volta non c'è più soltanto la guerra di una eresia ebraica, il cristianesimo, contro i progenitori, niente di più feroce della lotta del figlio contro i padri. C'è qualcosa di nuovo, perché questa volta l'espulsione totale degli ebrei significa una creazione di un tipo di convivenza politica in cui c'è una specie di patto d'acciaio, saldatura completa fra il popolo e il sovrano. In questa maniera si crea uno stato santo, uno stato puro. Non abbastanza puro, tuttavia, perché ci sono questi ebrei che sono rimasti battezzandosi, che sono anche spesso autentici cristiani, autori anche di testi particolarmente importanti dal punto di vista delle riflessioni teologiche, della devozione, ma sono rimasti e la loro presenza inquieta. Nasce un problema di tenerli a bada. Fin dalla seconda metà del 400 in Spagna c'era stato un decreto che aveva stabilito che gli ebrei, anche se battezzati, non potevano fare parte, per esempio, del capitolo della cattedrale di Toledo, una delle istituzioni alte della Chiesa spagnola. E non potevano farne parte perché il loro sangue era impuro. Questo è l'argomento che si avanza in questi teologi e giuristi del secondo 400 spagnolo. E questo argomento fruttifica, produce dei frutti terribili, perché comincia da questo momento in poi, nei confronti degli ebrei battezzati,
il dubbio di una loro diversità per natura, si fanno ricerche genealogiche nei confronti di persone per scoprire se hanno tra i loro antenati, per esempio, una nonna ebrea, e se questo viene fuori, allora l'accusa di essere falsi convertiti, dei marrani, come venivano chiamati, l'accusa prende corpo e si arriva spesso, molto rapidamente, al rogo, ovvero la punizione radicale con cui l'Inquisizione spagnola elimina il colpevole e la sua colpa. Questo è un passaggio, diciamo, che ci mette davanti a qualcosa che già uno storico dell'ebraismo, un grande storico, Moses Yerushalmi, segnalò come un'anticipazione dell'antisemitismo di tipo razziale, razzistico, che incontriamo alla fine dell'Ottocento, cioè l'idea che l'ebreo sia, diciamo, caratterizzato dall'avere quel sangue, che il suo sangue in quanto tale sia un fattore di corruzione, che quel suo sangue, se si mischiasse a quello dei cristiani, porterebbe con sé dei difetti insiti, diciamo, connaturati all'ebreo stesso, cioè la falsità, il tradimento. L'ebreo, diciamo, è soggetto a questo per natura. Quindi bisogna snidare il sangue ebraico, tenerlo lontano da quello cristiano perché il suo effetto è nefasto. E qui comincia una storia lunga, la storia di una ricerca genealogica. Ci sono dei libri, sono chiamati libri verdi, in cui di volta in volta una comunità vuole ricercare se dietro quel loro compaesano c'è per esempio un lontano avo ebreo. E questo è il punto che volevo richiamare, cioè il punto di un momento di trasformazione in cui non è più l'ebreo in quanto seguace di una religione diversa, a essere oggetto di sospetto e di odio e di preoccupazione, ma è l'ebreo in quanto, erede di un sangue maledetto. Dobbiamo naturalmente, diciamo, immergere questa idea del sangue nelle nozioni fisiologiche dell'epoca. Fisiologiche, creazionistiche, cioè allora si pensava che la vita, il sangue fosse la vita, possiamo concordare anche noi da questo punto di vista, ma lo era in maniera molto calzante, molto, molto piena, cioè il sangue era il veicolo della vita, era dal sangue del maschio che l'anima, vero, entrava nel nuovo essere che la donna avrebbe tenuto in sé, facendolo crescere come il campo fa crescere un filo d'erba, vero? E il sangue dell'uomo, veicolo dell'anima, era lo stesso sangue di Adamo. In qualche modo, attraverso Adamo, tutti gli uomini, tutti gli esseri umani hanno ereditato col suo sangue anche quel peccato originale. Quindi si spiega anche il perché della universalità del peccato originale. Eravamo tutti presenti nel sangue di Abramo, che poi nei secoli e nei millenni si sarebbe, diciamo, irrogato in tutti gli esseri viventi. Quindi quest'idea del sangue ebraico come sangue di per sé corrotto e corruttore fa corpo col sospetto contro l'ebreo come nemico interno. Come dice Dante, l'ebreo di voi, fra voi, non rida, no? L'ebreo è un altro, sta in mezzo a voi, però vi deride, è un vostro nemico. E quest'idea dell'ebreo come nemico allora aveva una connotazione che ritroveremo nel razzismo antisemita del secolo XX, cioè gli ebrei vengono accusati alla corte di Ferdinando d'Aragona, mentre si dibatte sulla questione dell'espulsione. Vengono accusati di avere dei contatti con sovrani musulmani. C'era stata nel secolo precedente l'accusa agli ebrei di avvelenare i pozzi, adesso c'è l'accusa nei loro confronti di tramare nascostamente con sovrani non cristiani contro il regno cristiano. Questo dell'ebreo come quinta colonna, come nemico che trama con qualcuno di fuori, vero, che è contro di voi, è una specie di traccia rossa o traccia nera che
che ritroviamo in tutta la storia dell'antiebraismo e dell'antisemitismo. È una traccia che troviamo fortissima nella nascita dell'antisemitismo italiano tra l'8 e il 900, e diciamo, in qualche modo si riaffaccia ancora adesso, per esempio, in certi attacchi agli ebrei che vengono magari da sinistra. Penso a uno studio che ha fatto Taghieff sopra l'antisemitismo corrente nell'estrema sinistra in Francia, dove il rapporto tra gli ebrei europei e lo Stato di Israele è messo sotto accusa come, diciamo, come l'elemento che rende gli ebrei intollerabili nell'Occidente. Come vedete, diciamo, si tratta di metamorfosi di una specie di paradigma che accompagna, di nucleo, di nodo, ovvero di nodo malefico che accompagna la storia degli ebrei. Ora, non vorrei trattenervi troppo a lungo su questa cosa, ma dopo la Shoah, appunto, è diventato necessario ricostruire questa vicenda della tradizione anti-ebraica e del suo passaggio nell'apparato dell'antisemitismo. Penso che la questione della limpieza de sangre, la dottrina che allora connotò la vita culturale e religiosa della Spagna dopo l'unificazione, questa nozione della limpieza de sangre sia interessante proprio perché da un lato c'è questo valore speciale del sangue e questa speciale, vero, idea del sangue dell'ebreo, ma dall'altro c'è anche la questione della purezza di un popolo, della purezza del suo legame col proprio territorio, dell'appartenenza a quel paese, a quel sovrano, senza residui, una compattezza di fede e una limpidezza, la limpiezza di sangue, una limpidezza del proprio sangue che cementano in un blocco popolo e sovrano. Qualcosa di assolutamente simile, quasi sovrapponibile, è quello che vediamo operare, diciamo, nelle rappresentazioni della politica fascista contro gli ebrei, nelle giustificazioni negli anni tra il 1937 e il 1938, quando Mussolini, venuto allo scoperto, tirando fuori quella che era una sua nativa ostilità nei confronti degli ebrei, che gli derivava dalla sua militanza socialista nella tradizione di quello che è stato definito il socialismo degli imbecilli, cioè l'idea degli ebrei come razza diversa, dell'esistenza delle razze superiori e razze inferiori. Quando Mussolini tira fuori questa politica contro gli ebrei italiani, lo fa giustificandola come, al di là, diciamo, di tutti i documenti ufficiali, gli scienziati razzisti, è vero, tutte le disquisizioni su cosa fosse la purezza razziale degli italiani, noi veri, puri, eccetera, lo fa per dare un ultimo colpo alla saldatura del regime con la popolazione. Parlò una volta di cazzotto, ovvero alla borghesia italiana, una specie di scossa rude, violenta, per ottenere quella saldatura, per ottenere quella formazione dello Stato fascista come blocco che gli sfuggiva. Cioè, diciamo, il problema di cosa sia stato lo Stato fascista è oggetto ancora di discussioni, c'è un ottimo libro di Melis, però, diciamo, quello che è certo è che non era quello che Mussolini voleva, cioè non era questo popolo che compattamente, religiosamente, vero, misticamente si identificava nel capo. Ebbene, si tratta di riprendere ora a questo punto un po' la domanda iniziale, cioè
la reazione di indifferenza che circondò la scomparsa degli studenti, la scomparsa dei professori, la scomparsa degli impiegati di Stato, la chiusura degli opifici, delle fabbriche, eccetera, di proprietà ebraica, questa reazione di indifferenza e questa è la rapida cancellazione del ricordo delle nostre responsabilità che ci ha accompagnato nel secondo dopoguerra, a che cosa è dovuto. Intanto l'evidenza dei fatti parla chiaro. Il modo in cui gli italiani accolsero le leggi razziali di quel 38 variò nella forma ma non nella sostanza. Gli applausi di piazza a Trieste, città con una percentuale di ebrei altissima, clamorosi applausi di piazza a Mussolini che annunciava le misure contro gli ebrei, trovarono riscontro nei modi servilmente ossequienti in cui non in piazza ma nei luoghi alti, vero, della cultura e della scienza italiana si reagì a queste misure. Una ricerca per esempio su come funzionarono le accademie italiane quando arrivò la circolare nell'estate del 1938 in cui si chiedeva di individuare gli ebrei, di sottoporre a tutti i membri dell'accademia un questionario in cui dovevano dichiarare se erano cattolici o se erano ebrei, se avevano familiari ebrei, vero, se nella loro famiglia c'erano state, come dire, figure di ebrei o c'erano state come delle interruzioni di fedeltà al cristianesimo. Questo formulario arrivò in tutte le accademie, le moltissime accademie italiane che avevano dei presidenti, spesso dei personaggi molto importanti che riemersero dopo la fine della guerra e fecero ancora carriera in questo paese, e questo questionario fu distribuito con grande ossequio, con grande obbedienza, e tutti i membri di questa accademia riempirono le caselle di questo questionario dichiarando che erano cattolici da sempre, che la loro famiglia era sempre stata cattolica, alcuni dissero da tempo immemorabile, è vero, la mia famiglia è cattolica, come se esistesse, capite, peraltro ci fu anche questo fenomeno della reificazione della fede, come se essere cattolico potesse essere un dono di una tradizione familiare e non una fede personale, una scoperta, una scelta religiosa personale. E ci fu anche il caso dei monsignori, dei tanti monsignori e cardinali che facevano parte di queste accademie, i quali si rivolsero per avere istruzioni alla Santa Sede, e dal segretario di Stato, che allora era il cardinal Pacelli, giunse la disposizione che non erano tenuti a rispondere in quanto cittadini, dipendenti di un altro Stato, quindi si lasciava alla loro libertà decidere che cosa fare. E decisero di rispondere, e ci sono questi documenti che sono terribili, perché con assoluta ossequienza a questa volontà di discriminare chi era ebreo da chi non lo era, tutti riempirono le caselle con particolare attenzione ed edizione. E si trattava allora di rispondere per individuare i portatori del sangue ebraico, per allontanare coloro che portavano in sé questo fermento negativo. E fu in questi anni che venne mutando la realtà del popolo italiano. Per questo evocavo all'inizio della mia conversazione questa possibile risposta alla domanda se si è razzisti o se non si è razzisti. La risposta sta nella storia, gli italiani erano stati elogiati perché erano il popolo meno antisemita che si conoscesse, lo aveva scritto in una sua lettera questo ebreo ferrarese Giacomo Sinigaglia nel 1916, poco prima di andare volontario in guerra e di morirvi, e gli italiani pochi anni dopo invece si rivelarono molto, molto, molto razzisti, molto pervasi da sentimenti antiebraici. Allora, qui c'è un problema che riguarda
il motore di questa trasformazione di chi non è razzista e lo diventa. Che cosa aveva, diciamo, reso gli italiani razzisti? Da che cosa derivava questa loro indifferenza? Perché la cosa impressionante in tutte le testimonianze che io ho letto di coloro che sono sopravvissuti, vero, a quell'epoca, e che hanno raccontato come vissero quel giorno in cui all'apertura delle scuole si sentirono dire che non c'era più posto per loro, scoprirono di essere diversi, vero? Che cosa era successo per cui i loro compagni di scuola, i loro insegnanti, vero, non se ne accorsero? Ricordo un libro di Rosetta Loi che si intitola appunto La parola ebreo. Lei è una sua testimonianza personale, cioè appunto si torna a scuola all'inizio dell'anno scolastico, mancano dei compagni, non si sa perché, si sussurra da qualche parte la parola ebreo e tutto finisce lì, tutto finisce lì. Naturalmente non finisce lì per l'escluso che si è sentito dire a casa: guarda, oggi non devi andare a scuola perché non c'è posto per te. E ci sono testimonianze autobiografiche che ci rimettono davanti all'emozione, alla terribile emozione di scoprirsi diverso, di scoprirsi diverso in un paese. Penso per esempio a una testimonianza dell'avvocato Ravenna a Ferrara, una famiglia di ebrei che era ferventemente fascista, perché c'era anche questo aspetto non trascurabile, cioè gli ebrei italiani in buona misura furono ardentemente nazionalisti e fascisti per una ragione molto semplice, per il vincolo che avevano contratto con la famiglia Savoia, che da Carlo Alberto, vero, li aveva immessi nella vita civile, liberandoli dalle interdizioni antiche, vero, dalle interdizioni ebraiche. E si era maturato allora, diciamo, uno spirito di fervente adesione al nazionalismo italiano che ritroviamo nelle corrispondenze di coloro che andarono in guerra allora e che scrissero, come scrissero anche degli ebrei francesi: vogliamo dare il nostro sangue a questa terra che ci ha liberato, vogliamo contribuire, andarono volontari per questo. E perché? Ecco, che cosa era successo? Quali sono le ragioni per cui gli italiani divennero antisemiti, divennero indifferenti? Cioè, perché qui siamo davanti a un problema che riguarda non soltanto, vero, l'anno delle leggi razziali, ma riguarda tutte le successive vicende rapidissime e terribili che tennero dietro a questa storia. Gli ebrei messi in campo di concentramento quando scoppia la guerra, gli ebrei razziati da milizie naziste aiutate dai fascisti e così via. E ogni volta, come diceva il grande storico italiano Arnaldo Momigliano, che perse la cattedra, dovette emigrare e perse i genitori ad Auschwitz, ogni volta ci si chiede che cosa accadde, vero, in quel paese in cui i treni carichi di queste persone portate ai campi di concentramento, all'eliminazione, viaggiarono nel silenzio, nella mancanza totale di voci, di testimonianze. Arnaldo Mogliano diceva: ma penso ai miei genitori, appunto, e al silenzio che incontrarono in questo lungo viaggio nel vagone piombato verso Auschwitz. Ecco, da che cosa nasce questo? Nasce evidentemente dalla percezione di una differenza profonda tra l'italiano medio, diciamo l'italiano normale, e l'ebreo. Da dove arrivava questa percezione? Dove arrivava questa idea? Quali erano le radici profonde per cui gli italiani si convertirono così facilmente al razzismo di Stato? E qui naturalmente gli storici che si sono occupati di queste cose hanno individuato via via tutta una serie di tramiti, tutta una serie di elementi. Fondamentale fu per esempio l'unica tradizione che ha unificato il paese, che è stata la tradizione religiosa cattolica, in cui l'ostilità verso gli ebrei non solo era antica, era tradizionale, ma si era fortemente, vero, irrobustita, diventando feroce col Risorgimento, con la presa di Roma, quando l'accusa
alla finanza ebraica, alla finanza mondiale degli ebrei, appunto, divenne rovente sulle colonne della civiltà cattolica, della rivista dei gesuiti, e quindi si trasformò poi nella predicazione, nella propaganda spicciola, nella vita religiosa delle parrocchie, in una, diciamo, continua sottolineatura delle colpe del popolo dei Siti, diciamo, sottolineatura che non era mai mancata nella tradizionale predicazione religiosa, ma che in quegli anni diventa così forte da scoraggiare un Pio XI che stava per emettere questa famosa enciclica contro il razzismo e fu scoraggiato, diciamo, poi morì rapidamente, questa enciclica rimase nascosta, Pio XII non la pubblicò, dalle reazioni della stessa gerarchia che era in parte ferventemente partecipe degli spiriti antisemiti del regime fascista, grazie anche all'abilità con cui Mussolini giocava la carta della compattezza in Italia tra la religione e il regime. Quindi, diciamo, una ondata di lunga durata, di lunga persistenza, una specie di desensibilizzazione del nervo morale degli italiani nei confronti degli ebrei, a cui si era aggiunta via via qualcosa di simile a quello che nel Medioevo spagnolo aveva creato una frattura fra la popolazione e la minoranza ebraica, cioè la funzione che gli ebrei esercitano, che è una funzione spesso di mansioni commerciali, finanziarie, industriali, di alto livello. Gli ebrei sono ricchi, questa ricchezza è un popolo, diciamo, di poverelli, prende connotati odiosi, vengono attribuite colpe, gli ebrei devono pagare, c'è questa possibilità poi di arraffare i beni degli ebrei, perché l'apertura della liquidazione delle funzioni esercitate dagli ebrei e dalle loro attività economiche, la liquidazione comportò un'occasione di ottimi affari per chi sapeva approfittarne, per chi era vicino, così come dopo la denunzia, vero, della conoscenza di ebrei rifugiati nascosti fruttò premi in denaro a chi faceva la spia. Quindi c'è una specie di corruttela sostanziale, corruzione profonda, vero, molecolare quasi, del popolo italiano, che lo rende insensibile, estraneo davanti a quello che accade alla minoranza ebraica. E qui le storie di questo, che è un piccolo numero, poche decine di migliaia, vero, di ebrei italiani, le storie sono spesso storie che ci riconducono, se noi ne ricostruiamo la tradizione genealogica, ci riconducono alla espulsione degli ebrei dalla Spagna. Ci sono casi, penso per esempio a un caso che è emerso nella coscienza sostanzialmente di recente, molto di recente, dopo gli anni 60, quello della professoressa Enrica Calabresi, una erede di una famiglia di ebrei espulsi dalla Spagna che erano approdati in Calabria, da cui, diciamo, il nome Calabresi, il cognome Calabresi. Una docente di scienze che faceva ricerche di entomologia, la cui carriera universitaria, così difficile per una donna negli anni 30, comunque si era avviata bene, perché era uno studioso di grande valore, e fu interrotta dalle leggi razziali, e siccome era un aiuto, non aveva un posto di ruolo, il suo nome non è neanche figurato negli elenchi dei professori universitari. Tra l'altro c'è stato questa specie di privilegio dei professori universitari, perché le loro storie di eliminazione dalle cattedre italiane sono state le prime a venire messe in qualche modo sotto gli occhi della documentazione storica. Soltanto di recente, per esempio, una ricerca fatta con grande pazienza da Giorgio Fabre ha tirato fuori 700 nomi sconosciuti a tutti di ebrei che furono liquidati, spesso senza uno straccio di pensione,
furono liquidati perché erano dipendenti di ministeri, di comuni, avevano un posto, un ufficio pubblico e furono liquidati immediatamente e sparirono. Si trovarono alle prese con la miseria improvvisa, con i problemi della sopravvivenza, prima di finire, molto spesso, prima di finire nelle razzie nazifasciste, finire vittime del loro essere ebrei. Quindi scoprire strati successivi, strati rimasti in ombra di questa eliminazione degli ebrei dalla realtà italiana, è anche il segno che qualcosa ci chiede di farlo, che non sappiamo come reagire in altro modo davanti ad una realtà che ci presenta giorno dopo giorno il nascere di sentimenti di estraneità, di ostilità, che colpiscono fasce non protette, colpiscono identità marginali. E diciamo, sì, sappiamo che le tragedie nella storia, dice Marx, si riproducono in forma di farsa. Sì, sarà. Io sono più, diciamo, incline a credere, come diceva Primo Levi, è stato, può essere ancora. Cioè, l'unica certezza che sia nella storia che sia una cosa è avvenuta, vuol dire che può avvenire ancora. Non c'è nessuna garanzia che la volta in cui si ripresenta sia più mite della volta precedente o più ridicola, semmai è stata ridicola una tragedia. Ecco, quindi diciamo, fare i conti con questo significa fare un passo di più, cioè chiederci, ma qui diciamo, lascio completamente il campo della ricostruzione storica e delle ipotesi che si possono fare sopra il razzismo degli italiani, significa fare un passo di più e chiederci quali sono le condizioni per cui diciamo, la democrazia deperisce, si trasforma in una guerra per bande, si trasforma in un contesto in cui l'ostilità nei confronti degli altri è prevista e sistematica e sempre pronta a scattare, e la volontà di colpire chi ti toglie qualcosa, chi minaccia di toglierti qualcosa, si fa strada di nuovo, per esempio, nei confronti degli immigrati. Ecco, qui c'è il problema appunto di che cosa è successo nella storia della democrazia italiana. Io credo che se noi guardiamo alla nascita della Repubblica Italiana, allo spirito degli anni in cui fu varata la Costituzione italiana, riusciamo anche a capire perché ci fu questo voltare le spalle agli eventi tragici del razzismo e diciamo, nutrirsi diciamo, adagiarsi nell'illusione che noi non siamo razzisti, no? Che tutto è stata colpa della Germania, naturalmente, la principale colpevole. In quegli anni la Costituzione, l'elaborazione della Carta Costituzionale affermò dei principi fondamentali come diciamo, il fondamento nel lavoro dell'appartenenza all'Italia. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e su questa nozione di lavoro si incontrarono allora correnti democristiane, tendenze comuniste, opinioni di sinistra socialista, marxista come quella di Lelio Basso. E l'elaborazione degli articoli che riguardavano questo problema del lavoro e il problema dei diritti fu particolarmente, diciamo, densa, combattuta e approdò non solo all'articolo 10, che viene tranquillamente ignorato ormai, quello che garantisce, vero, l'ospitalità a tutti i perseguitati che si presentano in Italia. Ma particolarmente complesso e discusso fu l'articolo 3, quello in cui si diceva che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono, vero, eccetera, eccetera.
si giocò allora nella discussione su questo articolo e su quello che accadde in seguito, da un lato l'idea che la funzione progressiva del lavoro dovesse essere, della libertà appunto legata al lavoro, della maturità del cittadino legato al lavoro, dovesse essere il prodotto di una eliminazione degli ostacoli, cioè di un'azione progressiva tendente a dare a tutti gli italiani la possibilità di lavorare e di studiare, il legame fra lavoro e studio. E come sapete, diciamo, la storia italiana si mosse in una direzione diversa. I governi centristi fecero tornare a galla di nuovo perfino la possibilità di un'alleanza con i fascisti, e il blocco di questa possibilità, diciamo, di una progressione, vero, della liberazione italiana, della democrazia italiana, il blocco portò un abbassamento della vita civile, ad una lotta politica asfittica, alle crisi degli anni 60, diciamo, alle periodiche vicende di operai in lotta che dovevano, diciamo, affrontare il fuoco della polizia, e di nuovo anche la minaccia di un'involuzione massicciamente di destra. Ecco, io credo che soltanto pensando a questo percorso in discesa delle speranze del dopo liberazione, riusciamo anche a capire perché a un certo punto i partiti si siano svuotati della loro funzione, come dire, educativa, costruttiva, di luogo dove si formano le porta delle istanze destinate a modificare in meglio il funzionamento dello Stato. Ecco, io credo che il sintomo conclusivo di questa vicenda, almeno per quanto mi appare, vero, nella mia funzione specifica di studioso di storia, sia proprio nella scomparsa della storia dall'orizzonte culturale di questo paese. Siamo invasi da tecnici, abbiamo avuto dei governi tecnici, la percezione delle cose è sempre di più una percezione disgregata, non ha più quella capacità di recuperare ciò che c'era, ciò che c'è e ciò che ci sarà, non è più capace di legare il passato e il futuro, diciamo, facendo del presente un momento di passaggio da un passato che ha certi caratteri verso un futuro che dovrà essere, diciamo, controllato e fatto nascere secondo certe esigenze. Questa crisi del senso della storia, questo, si è incarnata nella pappagallesca ripetizione del termine identità. Identità è una parola nefasta, vero, che ha invaso il linguaggio politico, e adesso, diciamo, ci compare davanti con un colore decisamente razzista, cioè esiste una identità italiana, noi italiani siamo questo, quelli che vengono da fuori minacciano la nostra identità, è stato detto da leader politici con le migliori intenzioni, non discuto, insomma, ma è stato detto questo, cioè che cosa minacciano coloro che vengono da fuori? Minacciano la nostra identità. La nostra identità non può essere lesa. Noi abbiamo un patrimonio, che è quello di essere italiani, di avere certe caratteristiche, di avere ereditato fisiologicamente, per il solo fatto di essere italiani, certi tratti caratteristici, e dobbiamo impedire che altri alterino la nostra identità. Questa lotta per l'identità è nient'altro che quella che negli anni 30, vero, fu oggetto di una furibonda propaganda nazista, uno storico francese che ha ricostruito il fiorire di iniziative per tutelare l'identità tedesca contro gli ebrei, naturalmente, ma anche contro le altre razze inferiori che potevano minacciarle. Ebbene, qualcosa del genere si sta svolgendo da anni anche in Italia. Un faticoso e sterile, ripetere la parola identità come un patrimonio
che è fatto così, della tradizione, delle feste, vero? Del modo di vivere, del cibo. Il cibo è diventato una specie di segno fondamentale dell'essere, dell'identità italiana. Questa idea però dell'identità italiana, apparentemente diciamo di buon senso, di senso comune, inoffensiva, è una specie di macchina che sostituisce l'idea storica della democrazia, cioè diciamo, quali sono i caratteri di una democrazia, come nasce, come cresce, come si mantiene, con la lotta, vero? Con la lotta, con tutti quelli che vogliono dedicarsi a questa lotta, la sostituisce con un feticcio pericoloso, perché se chi ha la pelle nera, se chi viene, diciamo, dalle periferie del mondo, se gli zingari non posseggono questa identità, ecco che è legittimo rinchiuderli, allontanarli, impedire loro l'accesso. E da qui nasce anche quell'altro tratto che caratterizzò negli anni 30 il rapporto con la minoranza ebraica, cioè l'idea del troppo pieno, non c'è posto, non c'è più posto, noi siamo un paese che sta declinando dal punto di vista demografico paurosamente, però diciamo, si dice, si ripete, non c'è più posto, non c'è più posto per gli altri, così come negli anni 30, 35, 36, si diceva per esempio in una Francia che era allora particolarmente percorsa da veleni di antisemitismo, si diceva che c'erano troppi avvocati, troppi dentisti, troppi medici per permettere agli ebrei tedeschi, che erano tutti diciamo con una diciamo, formazione professionale molto alta, per permettere loro di entrare in Francia, e fu uno degli argomenti con cui si impedì l'emigrazione degli ebrei in Francia. Quindi quest'idea del troppo pieno e quest'idea dell'identità. Ecco, io forse credo di aver consumato abbastanza la vostra pazienza, ma era soltanto per comunicarvi sostanzialmente, vero, il disagio di vivere questi anni in cui non solo ci sono tolte le nostre illusioni di non avere avuto responsabilità nella Shoah, e invece quelle responsabilità ci sono state pesantissime, ma vediamo un declino di caratteri specifici, vero, dell'Italia della liberazione, che fanno di nuovo vedere come sia possibile, anche se non si è razzisti, come sia possibile diventarlo, è diventare, questo è il problema, perché nella storia non ci sono tratti immobili e quello che è stato può quindi ancora rinascere. Grazie per la vostra pazienza.